cose stanno già cambiando. Devo dire che il progetto sì di Fondazione Cariplo e di Fondazione Politecnico ci porterà ulteriormente verso il futuro. I nostri studenti finalmente potranno sperimentare una tecnologia che realmente c'è nelle aziende. Noi abbiamo rincorso questo obiettivo per molti anni e finalmente con il contributo di queste due organizzazioni riusciremo ad essere, non dico al passo, ma vicini al mondo dell'impresa. Abbiamo una sfida di fronte, fidarci dei nostri studenti. Il principio per cui si passa dall'autorità all'affioramento è un principio che ci sporta a dover affidare ai nostri studenti l'evoluzione dei progetti realizzati in classe. Quindi noi inizieremo veramente a essere registi delle attività che faranno. Non dovremo più spiegare loro tutto ciò che faranno, ma daremo loro delle sfide che speriamo possano vincere giorno per giorno. Farci crescere, considerando le scuole tecniche veramente e con i fatti uno dei punti forti della realtà scolastica italiana, e darci un po' di organizzazione stabile, darci la possibilità di crescere anche come insegnanti e anche come studenti. Non pensare che la scuola sia un mondo piatto, ma un mondo da cui possono emergere delle eccellenze che possono trainare con sé anche i colleghi e gli studenti.